Oggi andiamo a fare una ricetta fantastica, credo conosciuta in tutto il mondo. È originaria, si pensa che sia della Loira, ovvero la quiche Lorraine. E la nostra ricetta è veramente eccezionale. La prima cosa che andiamo a fare è la pasta. È una brisée piuttosto ricca perché ci saranno anche i tuorli d'uovo. Da che cosa partiamo? Farina. Allarghiamo un pochino e ci andiamo a mettere il burro. Non usate il burro fuso, eh. Cominciamo a incorporarlo alla farina facendo questo lavoro qui con la punta delle dita. Quando abbiamo sabbiato bene il burro, proseguiamo la ricetta inserendo la parte liquida. Quindi creiamo una fontana e andiamo ad aggiungere i due tuorli d'uovo e aggiungiamo anche due cucchiai di acqua fredda. Un cucchiaino e mezzo di zucchero e un cucchiaino colmo di sale. Una volta che la pasta è ben formata, liscia, non c'è bisogno ovviamente di lavorarla, la pellicoliamo e la mettiamo in frigo. Metto la pasta, la appiattisco perché questo mi permetterà ovviamente di raffreddarla molto più velocemente. I tempi di raffreddamento ci vuole almeno una mezz'oretta se non di più, ma la potete fare, e questo è ancora meglio, il giorno prima per il giorno dopo, in frigo. Vado a tagliare a striscioline la pancetta affumicata. E ora le vado a rendere croccanti in padella senza aggiungere altro grasso. Nel frattempo che la pancetta diventa croccante, andiamo a aprire le uova. 4 uova intere e 2 tuorli. Vado a sbattere velocemente, non devono essere montate, ma solamente sbattute. Aggiungo la panna e mescolo bene. La pancetta è diventata bella croccante, ha perso molto del suo grasso e a questo punto possiamo toglierla dal fuoco. E la metto in una ciotola cercando di portarmi via il meno grasso possibile. E ora lascio raffreddare. Ho ripreso la pasta brisée dal frigo e ora la vado a stendere per mettere nello stampo. Per lavorarla non userò farina, ma prendo della carta forno, un altro foglio di carta forno, e vado piano piano ad appiattirla. Prendo uno stampo col fondo apribile ben imburrato ai lati e ci vado a mettere sopra la pasta. Con delicatezza cominciamo a farla aderire allo stampo e poi togliamo l'eccesso. Riprendo il bianco d'uovo che ci è rimasto e vado a pennellare il fondo della torta. Questo in realtà serve per impermeabilizzare la nostra base. Ecco fatto. Ora si ritorna in frigo e si lascia in frigo 30 minuti, anche 40-45. Ho ripreso la base dal frigorifero, metto sul fondo la pancetta, la distribuisco per bene e poi vado a mettere sopra il composto di panna e uova.
E ora, con molta delicatezza, andiamo in forno. 180 gradi per 35-40 minuti. L'ho lasciata a forno aperto per 20-25 minuti. L'ho tirata fuori dal forno ed eccola qui. È ancora leggermente tiepidina, a questo punto possiamo andare a toglierla dalla stampa. Sono proprio soddisfatto, è una pasta brisée, guardate quanto è bella. Le dosi sono perfette perché sono rimaste così. Sono molto molto soddisfatto di questa ricetta. È la Cliché Lorraine, buonissima. Un appetito!